Cari amici, benvenuti nella mod di Young Player che mi permette di interpretare le rivali. L'ultima volta ho fatto una gara tra Osana, Amai e Kizana per scoprire chi era la più yandere delle tre e direi che è il caso di continuare la sfida con le altre rivali. Iniziamo da Okaruto in tutta la sua inquietante avvenenza e timidezza, perché Okaruto a quanto pare cammina così perché è la vita, a volte è dura e quindi lei la guarda dal basso. È interessante notare che ha le calze e i guanti coordinati e ovviamente ha la fascia di leader al braccio, perché Okaruto naturalmente è una leader. E visto che è la leader del club dell'occulto, direi che l'arma giusta per lei è il pugnale del club dell'occulto. Ma cosa rompete voi? Cosa rompete? È giusto che abbia questo pugnale, non dovreste guardarmi male. Ayano, maledetta, come ti detesto, penserò anche a te poi. Scusatemi, devo un attimo scaldare il coltello, sapete com'è, a volte i coltelli diventano freddi e quindi è il caso di riscaldarli un pochino alle club di scienze. Oka, come sei sexy. Ok, ho appena evocato il demone del fuoco, se mi metterò a uccidere sufficientemente persone potrò magari avere dei piccoli poteri in più, o almeno potrò dar fuoco alle persone. Per esempio, guarda queste quattro simpatiche personcine che se ne vanno in giro ognuno per i cavoli suoi, che aspettano soltanto di finire abbrustoliti. Okaruto, ti vedo un pochino confusa, anzi no, ti vedo parecchio contenta, a dire la verità. Fatti una risata che è meglio. Ride così, Okaruto? Ride così, un po' spaventata, un po' contenta? Ok, interessante. Continuiamo a mietere vittime, dai, che è divertente. Ops! Ayano! Ciao, Ayano! Ti va di bruciare un pochino? Oh, poverina che sta prendendo fuoco con tutte le volte che mi hai fatto morire. Finalmente mi vendico. mi sa che ho appena buggato qualche cosa, perché non dovevo uccidere una delle sorelle. Mi scusi, mi fa andare via. Mi scusi, mi scusi. Mi scusi, mi cerca di affrontare o se ne va. Ho capito, devo riavviare la giornata. Ok, vediamo se riesco a buggare tutto un'altra volta. Entrate, bimbi, entrate. Entrate, che devo farvi vedere una cosina simpatica. Ovvero un fuoco che va a bruciarvi tutti. Morite male, morite tutti. Grazie, dai, proprio qui nel cerchio del fuoco. Oh, ridi, cara, ridi in una maniera abbastanza imbarazzata. Ridi. La tua sanità mentale è andata praticamente a zero. Ok, adesso che ti senti meglio, cortesemente. Ok, ho attivato il rituale. Ok, il demone è contento. E adesso Okaruto si è guadagnata i poteri del demone del fuoco. Ok, direi che è molto interessante questa cosa. Bene. Oh, Okaruto, ti si vedono le mutande, ma va bene lo stesso. Andiamo a farci un giretto per la scuola, va? Oh, che carino! Se premo control posso dare fuoco alle persone. Sono la yandere definitiva, direi. Senpai? Senpai, tu non bruci? Senpai brucia? Senpai brucia, c'è la scritta senpai sopra, ma non importa, sta bruciando. Senpai brucia, sì! Senpai bruciato. Ah, la soddisfazione. Finalmente sono riuscita a farlo fuori. Non importa se c'è un cuore con scritto senpai sopra, non importa se Okaruto ha ancora il batticuore quando lo vede. È schiantato, carbonizzato male. Oh, Ayano, guarda un po' la povera piccola Ayano che brucia male. Che carina. Oh, c'è anche Midori, pazienza, l'importante è che brucia Ayano. Oh, le sorelline che sono succubi o qualunque cosa siano, non mi interessa, tanto adesso pigliano fuoco malamente. Scusami, scusa, lei deve bruciare. Scusi, non le ho ancora dato fuoco, ma non si preoccupi che rimedio subito. Ecco, brave, bruciate tutte. Oh, che bellezza, tutta sta gente che vuole bruciare male. Oh, che soddisfazione. Voilà, come va la vita qui sul terrazzo? Si sta bene? Si brucia bene? Si brucia in fretta? Oh, Raibaru, poverina, ci sei anche tu. Sai difenderti dai pugni, dai cazzotti, da qualsiasi altra cosa, ma non dal fuoco, a quanto pare. Ciao, Kugere, come va? Oggi è un po' freddo, no? Sono venuta qui per riscaldarti. Ciao, tu, donna che suoni sempre la chitarra. Scusa, ho detto ciao donna che suona sempre la chitarra. Ecco, ora va meglio. E là, club di disegno, tutta sta gente. Come ha fatto questo qui a bruciare, che era dentro un'altra stanza? Non lo so, però laggiù vedo le donne del consiglio studentesco, che anche loro immagino che vogliano bruciare un pochino, vero? Via, chi sono io per impedirglielo? Adesso che stiamo andando verso l'inverno. Budo, hai freddo pure tu? Cammini sempre a piedi scalzi? E là, ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene? Che tutto di paglia brucerà benissimo, immagino. Ragazzi, siete un po' perplessi, me ne rendo conto, ma non vi preoccupate. Un po' di fuoco vi riscalderà l'animo e non solo quello. Oh, ma sono tutti usciti a dare un'occhiata? Che è sta storia? Ehi là, nel club di giardinaggio si brucia ancora meglio del solito, non è vero? A proposito, qui vicino ci sono anche delinquenti, immagino che anche loro soffrano un pochino il freddo. Ciao, come va? Una bella giornata oggi? Avete avuto una bella giornata produttiva? Avete bullizzato tante persone? Non che mi interessi veramente, a dire il vero. Mi scusi lei, ma quei dolcetti mi sembrano un po' da scaldare. Oh!
Oh, vuoi bruciare o no? Perché questa donna è ignifuga? Perché bruciano tutti tranne lei? Che è sta spiegazione? Guardatela! Guardatela, non brucia! Neanche se gli è dato addosso! Ma perché non brucia sta qua? Oh! Vabbè, basta, mi arrendo, via, non brucia, non c'è niente da fare. Ciao, cocona! Ciao! Lo vuoi un caldo abbraccio? Lo vuoi un caldissimo abbraccio? Sì che lo vuoi un caldo abbraccio! Sì che tutti lo volete un caldo abbraccio! Lo so che tutti lo volete! E voi che state facendo sport mi sembrate leggermente accaldati, no? Mi sbaglio? No, uno è ancora vivo, eh? No, 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 no! Non si ammettono persone ancora vive! Dai, tutto sommato un po' di pulizia mi è riuscito anche farla. Ops, c'è un coltello rituale un po' macchiato di sangue. Ops, ci sono le mie impronte sopra. Accidenti. Non avevo calcolato il fatto che mi potessero arrestare nonostante fossi un mezzo demone. Accidenti. Mi hanno arrestata. Povero Caruto, che è stata una brava yandere, ma ha dimenticato di cancellare le impronte dal coltello. La prossima rivale che andremo a interpretare è Azurito, una delle rivali che conosco meno, a dire il vero, se non fosse che so semplicemente che è molto allegra e brava in tutti gli sport che fa. Praticamente l'esatto opposto di Caruto. Notare il fatto che avrebbe pantaloncini ma sotto, insomma, andiamo avanti. Beh, direi che l'arma giusta per lei sarebbe la mazza da baseball, visto che è così sportiva, no? E dai, dai, ciao Kaga, scusami. Ehi là, ciao ragazza con le antenne o qualunque cosa tu abbia alle orecchie. Ehi, ciao, tu che suoni. Ehi, ciao, altra ragazza che suona. E ormai la mia sanità mentale è andata completamente all'inferno. Beh, dai, direi che ha fatto un bel lavoro la nostra Azurito. Però adesso è il caso di farsi una risata, perché altrimenti è un problema. Ecco, cominciamo a avere le visioni, perfetto. Ridi, cara. Ecco, brava, ridi facendo ginnastica, che direi che è una cosa che ti si addice tantissimo. Bravissima, vai, perfetto. Tutti a scattare foto siete? Tutti a scattare foto? E vabbè, una tipa sono riuscita a beccarla lo stesso. Il problema adesso rimane vedere se riesco ad ammazzare qualcun altro, visto che apparentemente la maggior parte delle persone si sono già accorte di tutto. Possiamo provarci? Sì, dai, mi è riuscito in qualche modo. Oh, poverina, volevi portare dei dolcetti da qualche parte? Ops, lui se n'è accorto. Lui se n'è accorto. Lui se n'è accorto, lui se n'è accorto, non badate a me. Ecco, bravi, andatevene che è meglio. Vai, 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 andate via, andate via. Però il fatto di riuscire a ammazzare la gente senza fargli perdere sangue è veramente, veramente comoda come cosa, eh. Difficile perché bisogna sempre attaccare dalle spalle soltanto con determinate armi, però è veramente comoda. Ciao, ciao, io non ho nessuna mazza da baseball in mano, non so di cosa state parlando. Non ne ho assolutamente idea, proprio nessunissima idea. Su, via, cercate di andare tutti nella stessa direzione così posso ammazzarvi, dai. Prima che arrivi la polizia, cercate di essere un po' coordinati, ragazzi. Su, via, un po' di impegno. Brava, resta ferma lì, ole, perfetto. Mi scusi lei, rimanga ferma così, bravissima. Però bella impettita la nostra yandere qui, Ti vedo un po' spaventata, vuoi che ti dia una mano io? Ops, forse non sono riuscita a farlo nel modo giusto. In tutto questo non ho ancora ammazzato Ayano, però, vorrei dirvelo. Scusi, volevo chiederle, dov'è Ayano? Ah, no, niente, me la trovo da sola, non importa. Scusi, lei lo sa dov'è Ayano? Oh no, è impazzita, adesso comincia a uccidere tutti senza neanche che io gli dia il consenso. Sì, però mi dà veramente fastidio non poter ammazzare Ayano, che cavolo. In tutto questo comunque Senpai non si è reso conto assolutamente di nulla, perché Senpai è sempre il solito Senpai. No, 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 Akagna, no, 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 ma perché? Ma non ho fatto niente, non avevo macchie di sangue nel nulla, non è possibile, ma no. Buongiorno, come va? Vi state divertendo? Vi state divertendo ultimamente? Che magari c'è anche il modo di poter buttare giù qualche ragazzina senza che nessuno se ne accorga? Ops, come mi dispiace, uccide tutte queste povere fanciulle. Non è possibile però che se siano già accorti, che fastidio. Ops, qualcuno ha gridato, ops, se ne sono accorti. E vabbè, piano piano si fanno fuori tutti, non vi preoccupate. È così divertente quando le persone camminano in fila indiana. Infatti il nostro Yandere Dev ha ben pensato di toglierla questa cosa, perché rendeva la vita troppo facile alle Yandere come me. Ma pazienza, vai, fai esercizio, cara. Fai esercizio, cara, fai esercizio. Ciao, Ayano, sei bellissima. Oh, sei contenta che ti ho fatto un complimento? Sì, ma non stare lì bloccata nel muro. Mi servi fuori dal muro. Guarda, aspetta, vieni con me. Ayano, perché hai preso... No, Ayano, mi hai fregato la mazza da baseball. Ridammela subito. Ayano, ridammi la ma no, me l'ha fatta sparire proprio. Ma non è giusto. E io me ne prendo un'altra. Non l'ha neanche riportata a posto, l'ha semplicemente tolta di torno. Non mi parli, Ayano? Non mi parli? Non mi parli? Adesso mi parli, vedrai. Ale, qualcosa mi dice che non avrai il tuo senpai. E neanche tu, che non c'entravi niente, ma pazienza. E nemmeno te, perché mi andava di prendermela con qualcun altro. Che peccato che stavolta sono riuscita ad ammazzare poche persone. Oh, porca miseria, che tentazione che siete, ragazzi.
Che tentazione che siete, che tentazione! Tutti così carini in fila indiana che volete entrare dentro la palestra, tutti uno dopo l'altro. Stavo giusto dicendo che non avevo ammazzato abbastanza persone. Beh, magari adesso mi sono un pochino rifatta, dai. Oh, che bel corridoio pieno di morti. Addio mazza, mi è servito bene. Avrei ammazzato pure voi se non fosse che ho appena buttato via la mazza, accidenti. Eppure te... Oh, ma tutti adesso comparite in fila indiana a farvi ammazzare, ma non lo so, proprio adesso che ormai ho esaurito la mia possibilità di uccidere tutti, perché devo mettere via tutto a bruciare? Vabbè, ridiamoci su e non pensiamoci troppo, anzi, facciamoci stretching su, che è meglio. Oh, almeno sono più di 5 corpi a terra, dai, meno male, e io sono riuscita a farla franca perché sono stata troppo brava. Eppure Ayano è morta male, nessuno può arrestarmi, così posso stalkare senpai quanto e come cavolo mi pare. Adesso è il turno della dolce infermiera rosa, Muyakina, che ci delizierà con il suo essere super cute, kawaii e anche più alta di tutti gli altri studenti, perché lei è un'adulta. Oh, come sono cute, guardatemi come sono bella e rosa e super sexy. Sexy infermiera Muyakina, così sexy che quando corre gli si vedono le chiappe. Beh, visto che sono un'infermiera, direi che la mia arma sarà una siringa, il che vorrà dire che devo stare molto attenta a non farmi sgamare. Vuoi scommettere che questa maledetta è capacissima di riprendersela anche con un'infermiera? Sì, infatti mi sta fissando, lo so, perché sono troppo bella. Allora, vediamo un po' di prendere in prestito una bella siringa. Grazie. E adesso andiamo a vedere cosa riesco a fare. Raibaru, Raibaru, non far caso a me, per favore. Sono soltanto una simpatica infermiera. E voi siete delle povere ragazzine che hanno bisogno di una vaccinazione istantanea. Ops, poverine, quanto sangue hanno perso per una così semplice vaccinazione. Ayano malefica! Che c'è? Hai visto qualcosa? Secondo me non hai visto niente. Muyakina, fatti una risatina. Oh, come sei cute. Come sei carina con gli occhietti chiusi. Mi ricordi un po' troppo a cane però, eh. Che poi tra l'altro sto uccidendo con i tacchi. E notiamo questo piccolo dettaglino fondamentale. Ops, avevate bisogno tutti di una vaccinazione, non è colpa mia. Akane è appena entrata nel club di musica e non si è accorta di tutto quello che sta succedendo. Ok, se ne stanno accorgendo tutti praticamente. La cosa non mi rincuora neanche un pochino. Preso! Oh no, i fotografi, fotografi. Ciao fotografa, come stai? Hai fatto abbastanza foto? Spero per te di sì. Oh no, quanta gente c'è qui sotto tutta spaventata. No, no, mi hanno visto. Mi hanno visto, mi hanno visto, mi ha visto. No, 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 vai via, vai via, vai via, 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 sciò, sparisci. Tutti questi eroi fotografi, ma non è possibile. Akane lì, via, 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 via. Allora, di là c'è Akane, di qua ci sono questi tizi. Ma dove cavolo passo adesso? Di qua? Oh no, è un vicolo cieco, di sopra. Di sopra non mi troveranno, credo. Ciao! Stai bene, stai bene. Nessuno è venuto in tuo soccorso, è possibile. Ma dove cavolo è finita? Nel muro? Ok, oh no 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 no, c'è un po' troppa gente qui. Ops, cosa guardi tu mentre ammazzo la gente con la siringa? Cosa guardi, cosa guardi? Cosa, no, quella mi ha visto, quella mi ha visto, quella mi ha visto. Accidenti, no, c'è un po' troppa gente qui che mi sta vedendo. C'è un po' troppa gente di testimonianza. Anche Budo sta scappando, mi domando da che cosa stia scappando. Probabilmente da me. Ops, magari tu ti sei accorto di qualcosa di cui non dovevi accorgerti. Pazienza, ormai non conta più. Kaga, sei tutto solo qui? Sei tutto solo soletto? Mi dispiace tantissimo, veramente. Sei un tesoro, ma mi dispiace tanto. Oh, stavi portando dei dolcetti? Mi spiace, ma quei dolcetti andavano vaccinati. E anche tu vai vaccinata, in realtà. Tutti vanno vaccinati, ok? Ho vaccinato un po' troppe persone. Mi sa che adesso è il caso di andare a lavarsi le mani, i vestiti e tutto il resto. Allora, Muyakina, lavati tutta. Lavati i vestiti, le scarpe, i capelli, tutto quello che c'hai addosso, tu lavalo. C'è solo un piccolissimo problema. L'uniforme è sparita. Non c'è nessun uniforme da nessuna parte. Dove è andata l'uniforme? Non è per terra, dov'è? Dove è andata? Dove è andata l'uniforme di Muyakina? Non si sa. Vabbè, speriamo che questo non mi costi di essere arrestata, perché è stata veramente molto brava a uccidere. Io ucciderei volentieri anche tutti loro, se non fosse che mi sono appena lavata e che devo distruggere assolutamente la mia siringa. Perché sta gente compare sempre quando ormai non posso più uccidere nessuno? Via la siringa. E l'uniforme non la posso bruciare perché apparentemente non c'è nessun uniforme. Comunque direi che ho fatto un buon lavoro, no? Un lavoro così bello che la polizia arriva a scuola, non riesce a trovare l'arma del delitto. Ma no, ma come c'erano delle tracce del mio DNA sui vestiti? Ma no! Ma no, ma io volevo bruciarla, ma non c'era! Non c'era! No, hanno arrestato Muyakina! No, povera Muyakina!
muoiachina! No! Ok, probabilmente la nostra muoiachina ha un piccolo bug per il quale non si può distruggere in nessun modo la sua uniforme, forse dovuto al fatto che lei ha una struttura fisica differente, quindi anche il modello a cui si ispira è diverso da quello degli altri studenti, quindi magari c'è un problema per quanto riguarda il cambio dell'abbigliamento. Magari è un problema che avrà anche Midarana, chissà, lo scopriremo nella prossima puntata. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti chi secondo voi tra Asurito, Okaruto e muoiachina è stata la rivale più yandere in assoluto, perché lo sappiamo che Ayano rimarrà sempre comunque la più yandere, però direi che anche le altre se la sono cavata piuttosto bene, non credete? Grazie a tutti, alla prossima con Ayano Aishi e Kira e Tana Love, ciao! E mi raccomando, se anche voi frequentate una scuola così carina, piena di fiori di ciliegio e cose varie, è stata larga da senpai, perché è veramente una persona orribile che muore soltanto se gli date fuoco. Ciao ciao!